Buongiorno, benvenuto a questa rassegna stampa di oggi 29 ottobre. Uno spettro si aggira per l'Europa. Non è il comunismo, come diceva Karl Marx quando fece il manifesto del Partito Comunista, ma è il lockdown, che è il comunismo, diciamo, attuato, solo che in quel caso non c'è stata una coalizione europea, come denunciava il manifesto di Marx contro il lockdown. Al contrario, tutta l'Europa sembra andare a finire là, al lockdown, alla chiusura delle attività economiche e del nostro tempo libero, agli arresti domiciliari, perché in realtà noi ci lamentiamo sempre, soprattutto una certa parte si lamenta sempre di come si definiscano in italiano termini inglesi, ma il lockdown non lo traduciamo mai, il confinamento, gli arresti, insomma non lo chiamiamo, il coprifuoco ci siamo riusciti, ma il lockdown è una parola che è entrata nel nostro vocabolario quasi con un sapore più dolce di quello che invece è. Il lockdown sono gli arresti domiciliari, sostanzialmente tu sei libero soltanto di lavorare, produrre il reddito, pagare le tasse, perché quelle si pagano sempre, e poi startene a casa, non andare al ristorante, non avere tempo libero, non fare sport e non poter fare assolutamente nulla se non essere indottrinato non dalla televisione della psicovolozia del 1984, ma da quella grande e straordinaria televisione che sono fatte dalle grandi network americani. Chiusure di Francia e Germania, titola il Corriere della Sera, ma è la notizia ovviamente di oggi. L'unico giornale sul quale io mi ritrovo al 100%, come sempre avviene, è il Daily Mail. Il titolo del Daily Mail è Boris, don't do it. Boris, ti prego, non lo fare. Il Daily Mail infatti fa una richiesta che è fatta dai businessmen inglesi, da molti medici inglesi. Non vi dimenticate che nonostante la stampa vi racconti come il lockdown sia soltanto l'unica soluzione al diffondersi del virus, tanti altri scienziati dicono cose diverse. Dicono proteggere i più anziani, dicono potenziare l'organizzazione sanitaria, invece noi abbiamo come unica risposta il lockdown, cioè il fallimento dell'organizzazione sanitaria. Siamo unici in Europa, che è l'obiezione che ti fanno sempre quando tu dici che non è la soluzione. No, ovviamente, perché Francia e anche l'efficiente Germania ci stanno seguendo, anzi ci anticipano. Ma la cosa divertente è che noi abbiamo sempre raccontato Francia e Germania come essere, aver fatto peggio di noi, il modello italiano eccetera. Noi stiamo diventando ovviamente peggio di loro, ma questo ne parleremo in un'altra occasione. La paura dell'Europa, il titolo della Repubblica. Macron decide in un discorso alla nazione di chiudere bar, ristoranti, negozi fino al 1° dicembre. In realtà, soltanto fino a poche settimane fa, lui considerava il lockdown primitivo, medievale. E sono spostati financo i trasporti tra le regioni. In tutte le corrispondenze che ci sono, siccome nella scuola francese ci sono vacanze che finivano fra 2 o 3 giorni, perché loro hanno un sistema di vacanze per gli studenti un po' diverso rispetto al nostro, questo spostamento delle regioni l'hanno fatto talmente a cazzo di cane, scusate il francesismo, che le persone si sono spostate per le vacanze. Lui ha fatto il lockdown, le persone non possono spostarsi tra le regioni, ma ci sono molti francesi che si sono spostati tra le regioni proprio perché ci sono le vacanze scolastiche francesi. Un genio totale questo Macron. Devo dire che noi pensiamo sempre, guardiamo effettivamente al nostro ombelico, Conte, Casalino, insomma il protocollo Casalino, Conte, Travaglio, non è che negli altri paesi stia funzionando molto meglio. Anche Boris Johnson si deve trovare il Daily Mail che gli dice please don't do it. Merkel è, come sempre devo dire, tedesca, nel senso che mette d'accordo tutte le regioni e che dice dal 2 novembre restano aperte soltanto le scuole e gli asili e si chiudono le attività non fondamentali. Ma quando notate oggi nelle corrispondenze della Germania c'è questo elemento straordinario, che tutte le aziende fino a 50 dipendenti prendono senza tante fregnacce il 75% del fatturato del novembre del 2019. Cioè io ti faccio chiudere, ma ti do il 75% del fatturato, non degli utili, non dei margini, del fatturato, cazzo. Allora voi vi rendete conto che, voglio dire, lì gli fanno fare un sacrificio, secondo me incredibile, ma c'è un ristoro, come lo chiamano nei documenti italiani, devo dire piuttosto evidente. In Italia come si muove? L'Italia si muove con Emiliano, il presidente della regione Puglia, che decide di chiudere le scuole in presenza. L'Emiliano, la regione Puglia, la stessa cosa l'ha fatta la Campania, poi c'è il decreto del governo che dice il 75%, ma insomma con Miozzo, il capo del CTS, sostanzialmente l'unico uomo che Bertolaso ha lasciato la protezione civile, dice che se non ci comportiamo bene fra 2 settimane saremo con il vero e proprio lockdown. E prima di andare sui commenti io vi segnalo un'inchiesta secondo me molto interessante, perché in realtà poi i giornali sono tutti drammatici come sempre, come tutti i giorni, che è la questione che io non dimentico, cioè fanno tutti quanti i fenomeni, no? Io sono il sito Nicola Porto
horror.it è l'unico sito negazionista, no? Noi siamo negazionisti manco per la cippa. Noi pensiamo che il virus ci sia e che sia un tragico virus che ha una mortalità, come dice il professor Palù, 3 volte superiore a quella dell'influenza, ma centinaia di volte rispetto alla SARS, centinaia di volte sotto l'Ebola, decine di volte sotto la SARS. Cioè, ognuno deve mettere le cose nel modo razionale più giusto, ma nel mettere le cose nel posto più razionale più giusto, non ci dimentichiamo mai di dire una cosa banale, che qui non si deve andare in ospedale se hai 40 anni e hai pochi sintomi, non devi rompere i coglioni al resto dell'Italia che invece i sintomi magari ce l'ha più forti, e soprattutto persone fragili hanno bisogno dell'ospedale, sia malati di Covid sia non malati di Covid. Oggi tu leggi il pezzo in cui si dice nella prima pagina del giornale di Repubblica che è Bonini, ospedali al collasso. Non è così, gli ospedali non sono al collasso. Se voi leggete oggi il Sole 24 Ore, con una bellissima inchiesta del Sole 24 Ore che meritava più pagine e solo una mezza paginetta, al collasso sono i pronto soccorso. Quando voi vedete tutte quelle file di ambulanza davanti al Cardarelli, quella foto è un po' l'icona, come è diventata, no, l'icona di Bergamo con i carri funebri militari, quell'icona è inefficienza del cavolo di De Luca. E sapete perché? Perché sono persone che hanno sintomi Covid, febbre, tosse, e non gli riescono a fare il tampone, e li tengono per inefficienza nella gestione e nei triage di quei pronto soccorsi, li tengono in ambulanza, le file sono per l'ambulanza. E se a te ti prende un cazzo di infarto, se a te ti prende un ictus, sei fottuto, perché noi abbiamo fatto un racconto per cui con 38 e mezzo di febbre devi andare al pronto soccorso. Cazzate! Con 38 di febbre stai a casa, ti vedi il saturimetro. Non lo dico io che sono dottore, non lo dico io perché me l'hanno fatto fare a me come paziente, lo dicono tutti quanti i dottori che piano piano stanno alzando la testina e stanno dicendo: ragazzi, non ingolfate il pronto soccorso, è un'influenza non grave se hai 38 di febbre. Se poi ti prende i polmoni è un altro discorso e ti si cura in un'altra maniera, ma per il 95% delle persone questo è una cosa molto facilmente gestibile da casa. Si può dire questa cosa? No, non si può dire, perché se tu dici questa cosa, beh, tutto quello che stiamo facendo è assurdo. Gramellini, che io condivido al 100% oggi, ma guardate che in questo periodo Gramellini qualche volta lo condivido, qualche volta no, però è sempre interessante leggere, dice: ci sono i toni dal Trono di Spade. Io che ero un affezionato di quella serie fantastica del Trono di Spade, beh, insomma, l'inverno sta arrivando, ve lo ricordate? L'inverno sta arrivando, che doveva arrivare, lì c'era la fortuna che doveva proteggere il mondo civilizzato e le grandi famiglie da questo inverno dei tremendi orchi che stavano arrivando. Beh, insomma, sta arrivando l'inverno e certi slogan terroristici semmai bisognava farli prima dell'estate, dice Gramellini. Oggi non vi preoccupate, siamo tutti impauriti tranne qualche cazzone che non lo è. E Miozzo ve ne ho parlato. Nord dice: le promesse ai ristoranti sono poca roba, perché sono proteste sacrosante quelle che fanno, perché non si fidano assolutamente di quello che dite. Tra l'altro De Robertis su Quotidiano Nazionale dice che si sta dividendo l'Italia tra quelli che hanno il reddito certo, che sono statali e pensionati, e quelli che invece hanno il reddito che è incerto in funzione di questa pandemia. E quel reddito incerto, ragazzi, che spesso conviene è nelle persone più produttive di questo paese, è un reddito che più gli mettiamo più paura e più sarà incerto. D'altronde noi oggi, il mio amico Crippa, non so, ci lavorai quando stavo al Foglio tra il 2000 e il 2003, mi sembra, e, che è persona molto intelligente, un cattolico popolare, uno di quelli solidi, beh, oggi, che dovrebbe avere un atteggiamento nei confronti della morte simile a quello che hanno i cattolici di solita tradizione, e oggi io nel suo pezzo leggo, sentite un po', riguardo a Ibrahimovic, un grandissimo del calcio, beh, insomma, una migliaia di ragazzini avranno preso la sua vittoria di Ibrahimovic sul virus come un libera tutti. Maurizio, ma è un libera tutti? Un ragazzino, se vede Ibrahimovic, fa bene a pensare che la malattia non sia mortale. Ci avete sbomballato i coglioni con i casi più unici che rari di cinquantenni che muoiono. Muoiono purtroppo, sono d'accordo con te, ed è un disastro, ma per un cinquantenne che muore, anche amici nostri, è successo di tumore, di infarti, di ictus. Per un cinquantenne che muore, il 99% di quell'età non muore, si racava. E dare il senso che in questo paese tutti i cinquantenni
che prendono il virus muoiono, i quarantenni ancor peggio, gli sportivi di 30 anni questa malattia la passano come una grave malattia, diamo un segnale molto negativo al paese, ed è il segnale per il quale i contributi con i quali campa il tuo giornale probabilmente non li pagheremo più, perché tasse qua non ci saranno più. Zero, zero, la cultura sarà buttata sotto al cestino, così come tutte quante le nostre attività, diciamo, sociali, gli stessi medici non sapremo più come pagarli. Oggi il Libero sulla questione dei ristori fa un pezzo che, se è vero, e non dubito che sia vero, è pazzesco. Sapete che cosa scopre Libero? Che i 5 miliardi e 4 che noi dobbiamo dare ai ristoratori e baristi, e poi vi ricordo che se un ristoratore muore non è che tutti gli altri intorno vivono e campano bene, beh, i ristoratori che beccheranno insieme ai baristi questi cosiddetti ristori, cioè risarcimenti perché lo Stato li fa chiudere, beh, da dove escono? 5 miliardi e 4, uno dovrebbe fare una legge extra deficit, dovrebbe essere votato dal Parlamento, perché non si possono spendere soldi senza che il Parlamento ti autorizzi a spendere più soldi e quindi fare più debito per le generazioni future. Almeno questo si dovrebbe fare. Perché non è necessario, dice La Verità? Sapete perché? Perché utilizzeranno i soldi dei decreti di agosto, di luglio, che non sono stati spesi! Cioè, questo è, come titola benissimo La Verità, i soldi di Conte come i carri armati di Mussolini, sempre i soliti che li fanno girare 100 volte. Quindi i 5 miliardi e 4 non sono un nuovo deficit, e di questo sono piuttosto contento, ma sono soldi che avevamo già stanziato nelle passate decreti che non sono stati utilizzati. Ma c'ha ragione Belpietro, è come i carri armati di Mussolini, basta bugie, titola giustamente il giornale di Sallusti, dice: ma scusatemi, abbiamo detto che arrivavano gli aiuti e non sono arrivati, il tracciamento e non è arrivato, abbiamo detto che c'era il vaccino a dicembre, abbiamo scoperto ieri che è una bufala, abbiamo detto che non ci sono tasse e probabilmente pensate a una patrimoniale. E su questo vi segnalo il pezzo di Forte, perché racconta della risposta del Premier Conte a una domanda: farete nuove tasse? E farà una super pippa in cui si capisce, o meglio una super cazzo in cui lui pensa a nuove tasse, probabilmente pensa alla patrimoniale, e poi c'ha questa idea vaga da socialista sulla redistribuzione come circuito di solidarietà. Ve lo ricordate quel film in cui c'era, quello stupendo film in cui c'era il circuito dell'amicizia, della famiglia? Ecco, il circuito della solidarietà si è inventato il nostro premier giurista. Andiamo bene. Nel frattempo ovviamente ci sono le proteste dei ristoratori, che non hanno fatto nessuna violenza né pagliacciate, ma semplicemente hanno fatto vedere le loro tavole imbandite in mezzo alle piazze, perché loro rimarranno in mezzo ad una strada se si continua così. Crollo nel frattempo delle borse, Milano la peggiore. Poi di notizie economiche, che la cosa fondamentale è questa indagine su Google, perché Google, dovete sapere, che raccoglie la pubblicità sui siti, insomma, ed è diventato una specie di monopolista, altro che le vecchie concessioni di pubblicità. E l'antitrust ha aperto una istruttoria per posizione dominante, ed è una grande storia che dovremmo seguire, perché questa è la vera storia del potere, e utilizzerebbe i dati delle persone che vanno su internet senza aprirli agli altri. Melania scende in campo per Trump, vi ricordo che anche noi modestamente scenderemo in campo non per Trump ma per le elezioni americane martedì prossimo, da 00:40 fino alle 6 di mattina, presi a botte di Coca Light o di Coca Zero, perché io non so come resisteremo, e di caffè espresso. E Melania, dice, i giornali lo dipingono per quello che non è. L'ultima genialata in questo momento è quella del sindaco Sala. Sapete che si è pensato Sala? Vietato fumare nei parchi pubblici, alle fermate degli autobus e per strada. Ringraziamo il sindaco Sala, a me non me ne fotte nulla ovviamente del fumo, perché non fumo le sigarette, e allora mi chiedo, ma puoi pensare una roba di questo tipo, che nel parco pubblico non si può? Ma io dico, ma vabbè, non mi fate parlare. Pensiamo al fumo delle sigarette nei parchi pubblici di Milano e vedremo una popolazione di ragazzini che inizierà a fumare, non so dove fumeranno. A casa non posso fumare, nei ristoranti non possono fumare, al parco non possono fumare. Faremo come New York, che fumeremo in delle specie di ghetti, troveranno dei posti dei ghetti. Questa è l'Italia, se vi piace, di Sala, che pensa a questo invece a pensare a una città che sta morendo purtroppo per il lockdown, che purtroppo, temo, anche qui a Milano sarà inevitabile. Ciao.